Giornata calda, al sole, pieno sole, meno 35. Ho passato 2 mesi qui nel villaggio con temperature fisse sotto i meno 50, meno 55 gradi. Non era vivibile. Adesso sembra estate a meno 35, meno 40. Come sensazione sarà una passeggiata. The stress you give me makes me old. I have gray hair. I need to do like this and that's all. Molto molto più facile che a meno 50. Ho aperto anche la giacca perché fa caldo. È estate ormai. Woo! Meno 35. E che vuoi di più dalla vita? Che è una meraviglia! Facile, facile, facile! Adesso sciolgo la neve, preparo qualcosa da mangiare, poi dormo e domani si continua. Quando mi metto dentro il sacco a pelo all'inizio ho freddo per circa un'oretta e mezza, poi il mio corpo scalda le piume del sacco a pelo e quindi poi sto caldo. È una giornata splendida, ci sono solo meno 35 gradi, ah che spettacolo, è una vita che non vedevo il termometro alzarsi così tanto. E ora sto accendendo il fornello, così sciolgo la neve, la metto nel termos e nel frattempo smonto la tenda. Il passaggio è bello 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 bello. Con questa temperatura oggi penso che di riuscire a fare un sacco di chilometri, vedremo. Probabilmente non li vedete, ma lì ci sono 3 cavalli.
siberiani, loro, a loro non serve né la giacca né il sacco a pelo. Ah, come li invidio, come li invidio. La ruota posteriore mi fa un po' di gioco e quindi ora la fisso. Ho preso le chiavi a brugola, questa è la sacca degli attrezzi, ho tolto i bagagli posteriori, ora svito questo e stringo il mozzo. Bellissima giornata oggi! Sto entrando a Yakutsk e oggi forse dormo a casa dell'amico del padre di Aigul. Sistemo tutto e da domani è avventura pura. Ho una fame, oh mio Dio, voglio sbranare tutto. Oh. Comincia l'avventura quella vera. Fino a qui erano solo dei test. Non vedo l'ora di uscire da Yakutsk e andare dritto sulla strada che mi porta a Mirny, con poche macchine, tutta dritta. Meno 35 gradi ma sereno e non potevo avere un tempo migliore per partire in queste condizioni. Adesso ho 200 km di sali e scendi, un po' di montagne ci sono e poi basta, poi sarà più facile. Mirny, 1184 km, fino a Mirny è poco più che un riscaldamento, devo riprendere il ritmo. Ogni tanto devo fare delle pause perché fa troppo caldo e comincio a sudare. Tutta questa umidità altrimenti finisce nella giacca, si ghiaccia, si accumula e poi la giacca diventa una specie di tavola di legno inutilizzabile. Ah, scipigna. Si sta una meraviglia, è incredibile. Ancora ci sta l'asfalto, però tra poche decine di chilometri dovrebbe iniziare la pista tutta di ghiaccio, teoricamente. E l'asfalto per me è un po' un problema perché mi rovina i chiodi delle ruote chiodate e quindi preferisco una pista di ghiaccio rispetto all'asfalto. Incredibile! Il sole sta tramontando e adesso mi accampo. Ho fatto 78 km e adesso per accamparmi ho scelto questa specie di piccola pista che adesso vado lì, mi accampo e si dorme.
mi preparo un po' di cibo che sto morendo di fame e domani continuo. Si sta bene, non è freddo. Sono in tenda, ho mangiato un po' di riso che era già cotto, della carne secca, del grasso, del pane e 2-3 cioccolatini. Adesso ci sono meno 40 gradi, spero non scenda oltre 45, ma non è un grosso problema. E adesso mi butto qui nel sacco a pelo. Buongiorno! Non è freddo? Ah, via! 36-37. Una giornata piacevole. Dopo 2 ore sono riuscito a finire di far tutto. Ho smontato la tenda, ho sciolto la neve, ho cucinato, ho mangiato, ho impacchettato tutto e adesso spingo di nuovo la bici sulla strada principale e si pedala verso Magaras. Spero di fare un centinaio di chilometri se riesco. Ho rimesso la giacca grigia perché altrimenti con l'altra poi sudavo e adesso questa giacca ha più la funzione di raffreddarmi che di scaldarmi, perché sotto sforzo produco un sacco di calore, quindi suderei, bagnerei tutto e poi una volta fermato congelerei. Stasera poi mi rimetto la giacca rossa appena mi fermo. Magaras, primi 100 km fatti e oggi è la giornata è appena iniziata, bellissimo! Ho superato Magaras e tra 88 km arrivo a Verdighistià. Dov'è il bratto? Ciao, siete via. Ciao, ciao. Vai. I rossi sono incredibili. Il sole sta tramontando, ho scavato tutta la buca, questa è la tenda che adesso monto e poi ho dovuto fare tutta la via fino alla strada. Domani supero Verdighistià, che sta a una quarantina di chilometri, forse anche qualcosa meno. E tu zimai oggi in quella zona. Zacentimi avete, potete. Zacentimi potete. No, Šesgoda, na velik, trice, šest strane, na velik. Сегодня тепло, тепло. А на варе рыбу будешь кушать? Да, да, да. Пасильнику держишь вот это? Пасильники? А, не проблема. Работа. Не проблем? Камера минус 50 проблем. Минус 20, минус 30, 40 не проблем. Надо было к нам, вот там, у нас база там. К нам заехал, там поспал бы, тепло.
А, не, нормально. Да? Завтра лето, утро. Совсем это... Да, да. Опасно, блядь, опасно. А, большая куртка на велик сюда. Да? Да, да. Надо это, чтобы сухая была постоянно. Если сырая, то уже все. Легкие можно спустить. Да, да, вода. Проблем. Ну давай, как тебя зовут? Лоренцо. Лоренцо, привет! Сахасирей! Сахасирей Волотер, Гуарнер Ивана. От Италии! Вот видишь человека, видите как он? Давай! Давай, держи! Кушать есть, да? Да, да, да. Спасибо. Troppo forti. Stanno con un camion con la legna e si sono fermati. Erano curiosi di vedere uno con la tenda qui in mezzo alla neve con la bicicletta. Forse è la prima volta che vedono qualcuno così. Oggi era il quarto giorno. Ho finito di mangiare, sono qui in tenda. Ho sistemato tutto. Qui gli scarponi, il thermos, fornello, il sacco a pelo. Buonanotte. Ho dormito abbastanza bene, ho sognato anche, ho fatto rilassatissimo ero. Adesso sto scongelando la cena di ieri sera, che mangio adesso per colazione. Poi mangio accucciato lì all'entrata della tenda. Meno 29 gradi. In generale va tutto alla grande, tutto figo. Oggi è il quinto giorno di viaggio. Ho un leggero fastidio al ginocchio. Spero che mi passi presto. Al ginocchio destro, vicino alla rotula. Non so cosa sia, non mi è mai capitato in quel punto. E per il resto però è tutto perfetto. E non è freddo, ci sono solo meno 30. Sfrutto questi giorni per fare più strada possibile. Ah, guardate che figata! Sono arrivato a Birdigistiak. Ora vedo se il telefono prende, vedo se c'è un bar, qualcosa. Sono uscito da Birdigistiak, mi sono fermato un'oretta in un negozio, è entrato uno chiamandomi per nome addirittura, perché mi hanno visto in televisione in Russia, quindi mi conoscono. Subito mi hanno ospitato praticamente quelli del negozio, mi hanno dato il caffè, mi hanno dato un portafortuna per il viaggio, che adesso ho qui in tasca ma non ve lo riesco a far vedere. Adesso l'asfalto è finito ed è un misto di ghiaccio e terra. Per me è meglio così perché non rischio più di rovinare i chiodi. È perfetto questo tipo di terreno. Spero che mi passi il dolore al ginocchio presto perché è alquanto insopportabile. Ah, il sole sta calando. Sono a 12 km da Asima, un villaggio, ma credo di fermarmi prima del villaggio. Dormo in tenda e domani supero il villaggio e continuo. Perché qui le persone sono troppo ospitali. Troppo! Mi ospitano ovunque, in continuazione. E quindi è quasi sicuro che se entro nel villaggio poi mi ospitano. Quindi ora mi accampo in tenda e sto un po' più tranquillo.
Credevo di aver trovato la casetta magica in mezzo al bosco, e invece no, è un cesso, quindi vado avanti. Ho cercato invano di trovare una baracca abbandonata, un qualcosa. Perlomeno ho trovato questa uscita dalla strada principale con questo grandissimo spazio. Adesso con la pala faccio il mio solito riquadro nella neve dove piazzo la mia tenda. Ho scavato nella neve, adesso monto la tenda, sciolgo la neve, mangio e dormo. È sempre la solita storia, però prima di finire il viaggio io voglio trovare una baracca abbandonata, accendere il fuoco con la stufa e tutto e passare una notte in una casa in legno abbandonata. La devo trovare, ce la metterò tutta. Mi sbrigo che qui il sole fa presto a scendere. Ah. Sesto giorno di viaggio. Ho dormito e oggi nevica un po' perché è caldo, oggi meno 25 gradi. Essendo a soli 3 km dal villaggio Asima, adesso senza mettermi a mangiare gli avanzi della cena di ieri, a sciogliere la neve per bere eccetera, vado direttamente al villaggio e faccio tutto lì, mini market, qualcosa. Il fastidio al ginocchio ancora ce l'ho, purtroppo. Ieri sera stava messo molto male, stamattina sta messo meglio. Continuo senza sforzare troppo e vedo, spero più che altro che migliori. Qui la bici, oggi giornata nuvolosa. Quando è nuvoloso è sempre più caldo rispetto a quando è sereno. Via, vado che sto morendo di fame. Sono abituato a fare colazione appena mi sveglio, appena devo prima accendere il fornello e far tutto, però vabbè, via. Con questa nevicata di stanotte è cambiato completamente il paesaggio. La strada è tutta imbiancata. 3 km e sono Asima. Facile, facile. Soprattutto per bere e mangiare non ho voglia di stare col fornellino per un'ora e mezza. Sono arrivato a Asima, ma tutta la forza nella pedalata la sto facendo col sinistro. Da qui sono 94 km. Per il prossimo villaggio e non me la sento di fare quasi 100 km con una gamba sola. Provo a metterci una fascia così sta più caldo, non so, ma mi invento qualcosa qui al villaggio. Vedo già le prime case lì, quindi sono arrivato. Здравствуйте. Добро пожаловать. Киевский наштек. Киевский наштек. Поселок Асима. Газ? Ага. Откуда вы? Италия, я. Италия, да? Италия. Не холодно? А, нет, сегодня ты был. Давай фотографию. Откуда едете? Покровск, Мирный. А, Юронка я. Вы сейчас идете чайное, покушайте. Холодно, да? Да, нормально, нормально. Нормально, сегодня нормальный день. Да. Вот идите вы, чайное, покушайте, ладно? Палатка. А, палатка, палатка. Это печка есть? А, маленькая, куша, снег и вода. Давай езжай, а то замерзнешь. Sono stato un paio di ore nella caffetteria, ho asciugato questa maschera, ho asciugato la giacca e i guanti e mi sono mangiato 5 piroshki con la carne. La rotula non va affatto bene, oggi no, ma domani provo a metterci una fascia, lo scaldacollo, qualcosa. Magari risolvo o comunque miglioro la situazione. Thank you.
solo un allenamento, niente di più. Da Mirni andar su, diciamo che è un po' più complicato. Quattro villaggi in circa 1400-1500 km. Questa è la parte facile. Il bello deve ancora arrivare. Sono uscito dalla strada principale. Ho fatto con la pala, ho pulito, sono arrivato qui. Ho montato la tenda qua sotto. Qui la bici. Perché qui nevica e allora qui sto più riparato, almeno sto più tranquillo per cucinare, per far tutto. E niente, ora mi metto a scaldare da mangiare, poi dormo. Ho tirato fuori lo scaldacollo, così lo metto attorno al ginocchio, sperando che magari stando più caldo soffra meno il tendine della rotula. Domani arrivo a Orto Surt, sono 51-152 km. Forse lì dormo al caldo. Ho usato i picchetti da ghiaccio. Questo è il picchetto per il terreno normale, questo invece è quello da ghiaccio. Vediamo adesso come va. Adesso qui ci ho messo lo scaldacollo sopra il ginocchio in modo che sta un po' più caldo e vediamo come va. Adesso ho portato tutto sulla strada e io devo andare di là. Bella avventura! Eh sì! Credo che tra circa 30 km arrivo a Orto Sur. Forse un paio di giorni mi fermo, anche se sono passati dei tipi in macchina prima e hanno detto che non ci sta un ostello, non ci sta niente. È chiuso, le luci sono accese ma dentro è chiuso e niente, no, neanche quella porta lì, no. Tutto spento dentro. Non ho fatto video in questi giorni, ma dal video precedente sono passati una ventina di giorni e adesso vedo se il ginocchio resiste. Se peggiora, finisco il viaggio. Ogni tanto c'è ancora un'aretta fresca.